Passiamo a pagina 69, dove parliamo delle altre due guerre puniche, la seconda dal 218 al 202 a.C. La seconda guerra punica scoppiò quando il cartaginese Annibale, nel 218 a.C., passando dall'Africa alla Spagna, arrivò in Italia attraversando le Alpi con un esercito di 30.000 uomini e 37 elefanti. Pensate che cosa gigante doveva essere stata arrivare via nave in Spagna, poi marciando con l'esercito a costeggiare la Spagna e la Francia, attraversare le Alpi con gli elefanti. Abbiamo già visto l'uso degli elefanti nella guerra contro Pirro, ma questa volta dobbiamo immaginare gli elefanti nella pianura padana. Una cosa incredibile, se ci pensate. Ascoltate! Ascoltate! Silenzio! Annibale sta passando le Alpi! Le nostre guarnigioni sono in fuga. Nessuno gli si oppone? Solo Rutario. Ma è sempre stato nemico di Roma. Rutario conosce quelle montagne e ritarderà la marcia dei cartaginesi. Annibale sconfisse i romani più volte durante la sua avanzata. Abbiamo visto nelle pagine precedenti la difficoltà che l'esercito romano aveva contro gli elefanti, che non aveva mai visto, che non sapeva come affrontare, e anche molto pesantemente, come nella battaglia di Cannae in Puglia nel 216, quindi arrivando dall'attraversamento delle Alpi fino al sud, attraversando tutta la penisola. Seppure la situazione dell'esercito romano fosse molto difficile, Annibale decise inaspettatamente di non attaccare Roma. Perché non attaccò Roma? Ci pensate? L'esercito di Annibale era sicuramente un esercito grande, ma non abbastanza da sconfiggere tutta quanta Roma.